E ciao a tutti amici e amiche di Inside Dreams, benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, finalmente siamo su Next Gen, siamo su Xbox Series X o Xbox Series X, come dicono alcune testate videoludiche. raga, finalmente non vedevo l'ora di provare Call of Duty Warzone, cioè per chi ancora non l'avesse capito, stiamo giocando a Call of Duty Warzone. Volevo provare la modalità malloppo, perché lì ci sono i respawn, quindi se magari mi ammazzano oppure se killo un altro comunque ritorna, quindi la mappa è sempre popolata, c'è l'opportunità di provare più kill. Però siccome è un po' tutto statico, aveva sempre quel retro da deathmatch classico, perché tanto là non è che, cioè sì, bisogna prendere il bottino, puoi portarlo in una zona, eccetera. Però mi sono detto, siccome quello poi giocato così, giusto per farvi vedere come il gioco mi sa di deathmatch, proviamo la modalità Warzone nella sua forma più pura. Fate un po' di Quindi, pratica finché potete. Presto, finalmente ci ha muovetevi. trovato già la squadra, ha trovato le persone. Ripeto, raga, siamo su Next Gen, siamo su Xbox Series X o Series X, come più preferite. Io dirò Xbox Series X. Allora, ho dovuto scaricare quattro pacchetti, tutti e quattro texture Nemici Ultra nella area, HD, quindi tipo appropriati! come si fa sul Fai PC, un no? danno La differenza effettivamente si vede. Cioè, Stai poi attento! ovviamente sto giocando a 4K, raga, questo è il riscaldamento, come infatti sopra vedete che ci sono i secondi. Appena i secondi scadono, ci lanceremo nella modalità effettiva. Ho dovuto scaricare come su PC dei datapack texture Ultra Ecco in HD, discesa nell'area. perché la Riscaldamento console finito. va Adesso si va sul addirittura a serio. 120 fps, 4K, eccetera. Poi vi farò anche un video come mi trovo dopo un paio di mesetti di utilizzo su Next Gen. Il gioco sta girando a 4K a 60 fps ora, perché 120 fps li fa solamente Gears, da quello che ricordo io, Gears of Fatto, War sbrigati. 5. Però qui, Giocato, raga, i iniziamo. Caricando. 60 fps solidi si fanno sentire tutto. Cioè tutti, si fanno sentire tutti. Dove ci Mi lancio. lanciamo? Boh, Attacco. mi lancio sul Attacco vero senso aereo. della parola. Io sto registrando direttamente dalla console, non da fonti esterne, proprio per farvi vedere come Presa aerea. gira Presa effettivamente aerea proprio operativa. anche le meccaniche della console. Qui abbiamo un bello scudo. Ok. Io che ci devo fare con sto coso ora? Vabbè, Contatto. mo come sono fatto io sicuro. Ecco, eccola là, vedete? Ok, vabbè, c'ho lo scudo e boom! Boom! Mamma mia, ma che Squadra bimbi neutra, minchia con sto sistemi lanciarazzi! vuoti, Ma perché iniziazione. giocate così? Ok, In movimento. allora io direi di lasciare lo scudo, prendere il lanciarazzi e se. Allora, lo so che appena Squadra adesso vi ho neutra, detto, ma che sistemi bimbi vuoti, minchia che si mettono con iniziazione. lanciarazzi, però bimbi Compagno minchia con neutra, bimbi minchia, sistemi lasciatemi vuoti, il termine, iniziazione. tanto vale che anche io gioco come loro, no? Attenzione, Perché non ha senso comunicato ai giocare difensori. in maniera Comando normale aereo. quando loro invece utilizzano metodi. Ecco, intanto vi faccio vedere anche un po' com'è. Hanno cominciato Non ha la senso ripresa. giocare normale Attenzione, quando invece i comunico che primi che siamo alla giocano base. alla bimbi minchia Posizione style sono difesa prima nell'area. loro. Ecco, Occhio al comunque. caso. Devo dire, raga, comunque 60. Vabbè, esci, vieni, vieni. Pam! Mamma mia, che smirata. Ecco Iniziato per le feste il vostro compagno. qua. Siamo Ok, alla devo dire base. che sono a freddo, raga, nel senso che è la prima partita che faccio in assoluto proprio su Next Gen, su Warzone. Hanno Metto le cominciato per le feste il piastrine, vostro vediamo un po'. compagno. Lo rispediamo alla Mi base. raccomando di seguirmi Attenzione anche ai su tutti i difensori. miei Stand social. by. Ok. Ok, questo mi sa che non si può Nemico fare. in discesa nell'area Quindi operativa. vediamo un po' se esce di qua. Vi ricordo di seguirmi nei miei social. Vabbè, scivolata magica. Vi ricordo di seguirmi nei miei social, Ripariamo i trovate quei tutti i link in barili. Se perdi, descrizione. sei
Adesso vi faccio vedere una tattica, non funziona sempre. Allora, voi fate finta che siete fermi. Allora, voi fate finta che siete fermi. Allora, se non escono ora e vi polverizzano, cioè così, voi fate scattare la bandiera. A questo punto lui penserà che o avete abbandonato, state fermi, eccetera, avete lasciato il joystick. Poi, quando sapete voi, e vincete. Cioè, raga, easy. It's easy. Sto catturando il video direttamente dalla console, poi passerò il video, ovviamente dovrò renderizzarlo per YouTube, quindi immagino che un conto è come lo sto vedendo io ed un conto sarà proprio come lo vedrete voi su, cioè su YouTube. Non sarà la stessa qualità purtroppo, anche se io comunque lo converto in tutte le maniere, cioè lo renderizzo in tutte le maniere possibili ed immaginarie, però la qualità, raga, è quella che prendiamoci st'auto. Io vi posso dire, da quello che sto vedendo proprio da pad alla mano e gioco in TV così dal vivo, cioè la differenza si vede, c'è ed è sostanziale, anche non è poca. Cioè, non so se adesso dal video si veda, ma comunque evasione attiva. Allora, io sto a posto qua. Torniamo indietro. Io non so che fare con quest'auto. Poi figuratevi che io non sono il tipo che sta su Warzone mattina e sera come altri, quindi che lo sanno a memoria. Io ci gioco davvero due volte l'anno a Warzone. Però sì, me lo richiedete sotto nei commenti, potrò portarlo più spesso, lo porteremo su Twitch, raga, perché io c'ho Twitch ma non ho fatto ancora mezza live, quindi immaginate un po'. Quindi ci divertiremo, magari organizzeremo, non so, a squadre, mi dite sotto nei commenti, mi piacerebbe fare squadra con te, comunque ci lanciamo. Dal tetto. Fa, raga. Dal tetto, non ce l'ho la siringa quella che mi rianima, no, mi sa che è finita la pacchia, il gioco e tutto, me sto a dissanguare così, aiutatemi, niente ragazzi, cioè, comunque niente, vabbè. Comunque, ne approfitto questa fase di stallo proprio per dirvi, mi raccomando ragazzi, da quello che le mie opinioni finali, diciamo, da quello che ho visto ora, che anche andando vicino ad un muro, comunque ho scaricato 4 datapack ultra HD, delle texture ultra HD, quindi la differenza si vede anche andando vicino ad un oggetto, quello e quell'altro comunque si vede. Poi si mette anche che comunque la console, essendo che ha un SSD, comunque tutti i caricamenti, proprio le texture in sé, comunque le si carica molto, cioè le si caricano, cioè nel senso vengono caricate, ecco, usiamo un termine più appropriato, vengono caricate in maniera molto più opportuna rispetto che le console di vecchia generazione. Allora, la partita l'abbiamo fatta, ragazzi scusatemi la voce, comunque la partita l'abbiamo fatta, le 3 kill ce le siamo portate a casa. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, fatemi sapere sotto nei commenti se altri video del genere li volete vedere, lasciate un bel pollicione all'insù, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella per non perdere altri video, ditemi sotto nei commenti se voi avete avuto l'opportunità di giocare a COD su Next Gen, su PS5 o Xbox Serie X, Xbox Serie S. Fatemi sapere se voi avete anche voi avete avuto diciamo la mia stessa sensazione, che è un'altra musica, raga, finalmente giocare a un Call of Duty in modalità Next Gen, cioè su Warzone. A breve proverò anche sempre su Serie X, cioè quindi sempre su Next Gen. Vediamo come saranno ottimizzati anche i titoli come GTA, State of Decay 2, Rainbow Six Siege, che ho fatto un paio di mani, niente di particolare raga, ma che ho registrato e che vi porterò sul canale proprio per farvi vedere come girano su Next Gen.
Raga, mi raccomando, seguitemi in tutti i miei social, trovate tutti i link in descrizione, link for my social in description, raga, ormai sono stanco, non ci fate caso, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e come sempre vi invito anche a dirmi la vostra sotto nei commenti, come ho già detto, anche se volete che vi porti, non so, delle cose più particolari, dei giochi che avete visto tramite internet, cioè su YouTube stesso e... volete vedere magari com'è, siccome tanto c'ho Game Pass, lo sfrutto e posso scaricare il gioco e vediamo anche Gears of War 5 come viene ottimizzato su Next Gen. Insomma ragazzi, tante novità, tanti vlog a breve eccetera. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, ci vediamo alla prossima, ciao da Inside 2 Games.